Per concludere questa bella carrellata che abbiamo fatto eh, volevo presentare anche questa particolare tecnica di canalizzazione inventata da, da Jeffrey Kennedy che permette di risolvere eh, vari problemini, soprattutto eh, quando si è nel dubbio se stiamo osservando lo sviluppo di un modello di, di impulso piuttosto che di un modello eh, correttivo. Quindi in pratica cosa dice Jeffrey Kennedy? Innanzitutto dice che per poter disegnare un canale di trend abbiamo bisogno di due minimi e un, mas e un massimo che ci passi in mezzo se il trend è ascendente e viceversa quando il trend è discendente eh, due massimi decrescenti e un, e un minimo che ci passi in mezzo. Però anche quando noi abbiamo individuato le prim queste prime due onde qui, e abbiamo disegnato questo canale congiungendo il minimo di, di, quest, di questa onda iniziale con il minimo di quest'onda, e tirato la parallela sul massimo opposto, e tirato anche una, una trend linea intermedia perché ci può servire, rimane sempre un dubbio e il dubbio qual è? <ride> cioè, come facciamo a sapere se queste due onde rappresentano un 1-2 di un modello 5 onde di impulso o non sono piuttosto una combinazione AB di un ABC correttivo? Questo è il problema, perché chiaramente eh, se, se è un modello di impulso posso avere certe aspettative, se invece è un modello di correzione cambia la musica, allora Jeffrey Kennedy pensa che ti ripensa, eh, alla fine si è accorto che quando siamo in presenza di movimenti di onde correttive generalmente tutto il movimento riesce ad essere contenuto all'interno di un unico canale di trend mentre quando siamo su un modello a 5 onde eh, lì bisogna eh, per forza gioco forza tracciare più canali ma andiamo per ordine perché poi ci dà anche delle altre informazioni sul, sulla gestione eh, di questi canali qui. Quindi lui intanto dice cominciamo allora a vedere, visto che non sappiamo se, se è di impulso o correzione, fin tanto che i, i, i dati, i prezzi stanno all'interno, diamo per scontato che sia un canale di correzione. Se è un canale di correzione, quindi non è un 1-2 ma è un A, B e quindi verrà una C. Dice, innanzitutto, in questo caso, quando abbiamo, siamo in presenza di un zigzag, di una ABC del genere, quando è che possiamo ragionevolmente pensare che eh, si esce, che questa, che questa onda C effettivamente è terminata e comincia un... Uh, un trend di impulso in questo caso visto che l'ABC qua era, era correttivo a ribasso quindi un, un impulso a rialzo allora anche qui ci sono eh, delle regolette empiriche ricavate dall'esperienza che dicono che se l'onda C termina in prossimità della linea inferiore del canale è sufficiente già il fatto di avere una chiusura che valica la linea intermedia del canale è già un primo segnale, un primo, un primo sentore che eh, la musica potrebbe essere in fase di cambiamento. Quando viceversa, come vediamo nella figura di destra, è sempre lo stesso zig zag, ma l'onda C anziché terminare sul bordo inferiore del canale, termina sulla mediana o nei dintorni della mediana. Allora in questo caso dovremo attendere gioco forza che ci sia almeno una chiusura proprio al di fuori del canale. Questo per le correzioni, gli ABC normali. Poi dopo ci sono alcune particolarità. Sappiamo che oltre il zigzag ci sono i flat. Se è un flat normale, non si preoccupa perché più o meno eh, ricadiamo nel, negli stessi due casi visti prima, ma quando c'è un flat espanso dove l'onda B va oltre l'origine dell'onda A, adesso qui è venuta troncata, nel... qui c'era una B che è sparita perché è troppo in alto, è stata troncata, quindi è A, B, C. Quando noi abbiamo un'onda B che va oltre l'origine di onda A, in pratica si viene a generare un falso massimo, infatti vengono detti massimi ortodossi, perché? Perché l'occhio vede un nuovo massimo qui e quindi pensa che la precedente onda 5 di impulso sia ancora attiva quando in realtà l'onda 5 era finita qui e qua è solo un'onda correttiva. Allora Jeffrey Kennedy qua ci mette sull'avviso che se ci capita una figura di questo tipo qui non dobbiamo, a non dobbiamo costruire il canale andando a congiungere come abbiamo fatto qui. I due, questi due punti qui e, e, e quelli di sotto, perché altrimenti verrebbe fuori un canale eh, rialzista che non va bene. Quindi, in caso si abbia a che fare con un flat espanso, il canale va costruito congiungendo l'origine di onda A con la fine dell'onda 4 di onda C, lasciando perdere, quindi dimenticandoci di questa sforatura qui. Dopodiché eh, a questo punto ricadiamo di nuovo in questo caso qui perché quando siamo in presenza di un flat espanso raramente il flat espanso ce la fa a, 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 a ritornare a testare la linea inferiore del canale perché già è andato oltre qua quindi di solito nella stragrandissima maggioranza dei casi di fronte a un flat espanso l'onda C tenderà quasi sempre a concludersi verso intorno alla mediana del canale e quindi se l'onda C termina intorno alla mediana del canale anche in questo caso un primo segnale eh, per assumere una posizione inversa a mercato sarebbe quella di aspettare anche qua come qua una chiusura che travalichi il canale e vada fuori. Dulcis in fondo, l'ultimo gruppo di figure correttive riguarda i triangoli. Qui eh, non abbiamo due linee da congiungere, perché normalmente il triangolo è una figura che va a stringersi, quindi qua Jeffrey Kennedy ci consiglia di eh, disegnare sempre un canale largo come l'intera onda, la prima onda, che è sempre quella più, più grossa quindi noi avremo un canale quasi orizzontale, avremo le onde che andranno più o meno ad accavallarsi in questo modo qui, e l'onda E di solito che terminerà in prossimità, un po' più giù, un po' più su, i, canali delle volte, i triangoli delle volte non è che sono sempre pari come li ho disegnati io, però in genere l'onda E tende a terminare a metà del canale. Quindi anche in questo caso una figura che termina a metà del canale, io dovrò aspettare di vedere una chiusura che esca dal canale per capire che sto passando da un modello correttivo ad un modello impulsivo. Torniamo al problema iniziale, quindi quei canali che abbiamo visto eh, assumono il nome di best channel, cioè canali di base, li chiama cioè è il canale costruito con le prime due onde, con i primi due movimenti di un'onda, come, come, come preferite. Adesso proviamo a vedere nel caso che, che, ci, che abbiamo a che fare con un modello impulsivo e non correttivo, come, ne, come era nei casi precedenti. Qua come dobbiamo giostrare le cose? Allora anche qui andiamo a creare il nostro canale di base congiungendo l'origine di onda 1 con l'origine di onda 2, quindi tiriamo questa prima trend line qui, tiriamo quindi una trend line parallela che transita per il massimo di onda 1 e una linea mediana di mezzo e questo diciamo che è il nostro canale di base. Quando il modello è un modello impulsivo, questo ci dice Jeffrey Kennedy, prima o poi i prezzi Dovranno uscire dal canale rompendo a rialzo questa trend line. Quindi io, per essere sicuro che sono in un modello impulsivo e che ho un'onda 3 da cavalcare, devo attendere il breakout di questa linea qui. Qua. Nel momento in cui avviene questo breakout, posso cominciare a prendere una, una trend line di colore diverso per cominciare a disegnare il canale, il prossimo canale che è il canale di accelerazione. Ovviamente è una cosa, un processo che io devo fare in itinere, non è che posso sapere a priori dove finisce l'onda 3. Quindi io inizierò la prima sera, dico, prendo la trend line, congiungo questo massimo qui con il nuovo massimo che ho avuto stasera, che è questo qui. Sera dopo c'è un altro massimo, riprendo di nuovo e ridisegno la trend line da qui un po' più su un po' più su, un po' più su, un po' più su, arriverò a congiungere questi due punti qui, punto 1 e punto 3. Poi da quel momento lì in poi i prezzi cominceranno a correggere verso il basso, allora quando vedo che i prezzi cominciano a correggere, che sono circa qui, cercherò di andare a completare il canale di accelerazione tirando una parallela che passa per il punto 2. Quindi questa è la trend line che ho modificato sera per sera fin tanto che i massimi non hanno smesso di bucarla. Questa è la, è la sua parallela che passa per il punto 2 e questa è la sua linea mediana. Quando i prezzi attraversano al ribasso questa linea mediana qui ho la quasi certezza che sono in onda 4, quindi che questa onda 3 è finita e che quindi se io qui vado a prendere il numerino e scrivo 3 ho un'altissima probabilità di azzeccarci. Dopodiché il problema successivo, una volta inquadrato il canale di accelerazione, è dove finirà quest'onda 4, al di là delle proporzioni del 38% che ci siamo detti prima. Allora anche qui ci sono delle regolette. Normalmente il primo target di un'onda 4 è di arrivare almeno al bordo inferiore del canale, alla trend line inferiore del canale di accelerazione. Eh, è, è raro che non, che non arrivi nemmeno qui che si fermi qua a metà strada. Può capitare anche questo, ma nella grande, andiamo sempre con le probabilità più alte. Nella stragrandissima maggioranza dei casi io avrò un'onda 4 che viene a impattare qui. Se poi ce la fa anche a rompere quel canale qui, allora per calcolare dove può finire l'onda 4 ho due strade. O ritorno a mettere qua il mio canale iniziale, il canale di base, perché la linea superiore del canale di base che guardavamo prima, questa qui, è un fortissimo supporto. Cioè è molto raro che un'onda 4 ce la faccia a bucare questa trend line qui quelle rare volte che riesce a farlo non va comunque mai sotto alla linea mediana del canale di base. Quindi i target estremi di un'onda 4 che io mi posso aspettare sono o che venga a picchiare qui o che venga a picchiare qui. Oppure altro modo empirico è quello di dire prendo la larghezza del canale di accelerazione, la raddoppio e quindi faccio passare questa linea tratteggiata da queste parti qui, creo un canale largo il doppio e dico che il target più o meno dovrebbe arrivare lì, quindi ci sono due possibilità per arrivare a stimare dove si conclude l'onda 4, però anche qua come prima mi serve una prova per capire che effettivamente l'onda 4 è terminata, la prova ce l'avrò ovviamente quando a un certo punto i prezzi riprenderanno a salire, e mi andranno a bucare il canale che nel frattempo mi sarò disegnato: che è il canale di decelerazione che vediamo adesso quindi ero partito dal mio canale di base, poi ho tirato sul canale di accelerazione, ho individuato la fine di onda 3. A un certo punto, i prezzi cominciano a fare il loro bravo ABC di correzione a ribasso, quando ho questo punto e questo punto qui, cosa faccio? Tiro il solito canale congiungendo questi due punti, e come return line, quest'altra, la, la parallela che passa di qua, anche qui posso mettermi una linea mediana, se un canale un po', dipende anche lì se è molto ampio, se, se è giusto com'è, anche qui ho due eh, segnalini che mi, che mi possono... Cap far capire che, che sono in onda 5 un primo campanello d'allarme suona quando vedrò una chiusura che va sopra la metà del canale come abbiamo detto prima quando guardavamo i modelli correttivi ma la conferma sicura definitiva che l'onda 4 era finita e sono già in onda 5 ce l'avrò con il breakout della, della, della linea superiore del canale quando i prezzi passano di qua a questo punto posso sigillare questo 4 qui e andare a preoccuparmi di capire dove può finire l'onda 5. Per capire dove può finire l'onda 5, devo andare a disegnare l'ultimo canale, che era poi quello che in origine consigliava Elliot, un canale che si costruisce. Congiungendo il minimo di onda 2 col minimo di onda 4, lo vediamo nella prossima slide. Eccolo qua, congiungo questi due minimi e tiro una parallela che passa per il massimo di onda 3, dopodiché tiro la sua mediana. Una volta che ho disegnato quest'ultimo canale, che è il canale di terminazione, quindi abbiamo visto in totale 4 canali, il canale di base, il canale di accelerazione per beccare il massimo di onda 3, il canale di decelerazione per capire, per seguire il movimento dell'onda 4 ed infine il quarto e ultimo canale, quello di terminazione, mi serve solo per andare a capire dove potrebbe terminare l'onda 5, perché? Perché le onde 5 di, di solito eh, termineranno sempre o a ridosso della mediana o a ridosso della trend line superiore, nel caso sempre ovviamente di un trend a rialzo, chiaro che quando il trend invece di essere a rialzo e a ribasso al solito dovete rovesciare tutti i ragionamenti, quindi sarà la trend line di sotto, ma adesso stiamo guardando un trend a rialzo, quindi su questo trend a rialzo io mi aspetto quando sono qua, mi aspetto che l'onda 5 vada a concludersi o vicino in zona a questa mediana qui o vicino alla linea superiore. Ecco, l'altra soluzione infatti potrebbe essere questa. Questo è il, il succo dal, dal punto di vista squisitamente teorico eh, della tecnica di channeling di Jeffrey Kennedy. È molto pratica perché è semplice da mettere in atto adesso, io ve l'ho spiegato in 10 minuti, ma se voi provate con, con 4-5 grafici a, a fare il giochino... Quando, quando avete fatto 4-5 volte molto semplice, si tratta di tirare delle trend line, qualsiasi software di analisi tecnica usiate, la funzione per tirare delle trend line a mano c'è sempre e qui si tratta solo ed esclusivamente di tirare delle trend line a mano, però con queste trend line voi potete avere una conferma che i conteggi che state facendo delle onde hanno... Effettivamente un, un, una base solida o meno, perché eh, vi, vi permette di confermare i conteggi di questa tecnica qua. Ecco, a conclusione, ci sono ancora due slide per concludere il ragionamento, le conclusioni sono che un movimento in tre onde correttivo si sviluppa in un solo canale, un movimento in cinque onde impulsivo si sviluppa in tre canali più un quarto di terminazione che serve come affinamento per il target finale di onda 5. Very very simple, very very nice è il motto di, di Jeffrey Kennedy. Eh, con cui chiude sempre queste presentazioni molto fashion. Un'ultima cosa che ci dice Jeffrey Kennedy: non dimenticatevi mai di vedere anche solo a occhio, di, di verificare la pendenza di un trend, perché anche quello è un, un fattore molto indicativo. In pratica, cosa ci dice eh, Jeffrey Kennedy? Fate finta che, che questo qui sia il quadrante. Il semiquadrante di un orologio e guardate il trend in che spicchio rientra. Se il trend si muove tra mezzogiorno e luna e mezza, è quasi sicuro che voi state osservando l'onda che state osservando è un'onda di impulso. Un movimento in 5 onde. Idem se la pendenza fosse al ribasso e battesse bandiera qua tra le 4 e mezza e le 6, quando viceversa. Avete un trend con poca pendenza che si muove eh, in questa fascia orizzontale qui tra l'1 e mezza, e le 4 allora le probabilità sono molto alte. Che quello, le probabilità molto alte sono che voi state guardando un'onda correttiva e non un'onda impulsiva. Bene, adesso, visto un attimo molto, molto succintamente la, questa parte teorica qui, chiudiamo andando a vedere un, un paio di esempi. Eh, sul grafici veri passiamo, torniamo quindi a 3 station e vediamo gli esempi che ho preparato la presentazione è finita adesso volevo farvi vedere però nella pratica come andiamo a costruire quel gioco di canali lì quindi il primo canale l'ho messo giù per far prima adesso cosa succede? A un certo punto succede che ho la rottura. Ho la rottura del bordo superiore. Qua. Quando i prezzi fanno questa rottura qui so che sono in onda 3. Quindi cosa faccio? Comincio a costruire il canale di accelerazione. Come faccio a costruire il canale di accelerazione? In primis prendo l'apice di onda 1 e comincio a marcare tutti i nuovi massimi che incontro, perché adesso, eh, cioè, di, voglio dire, a babbo morto, lo so anch'io che l'onda 3 finisce lì, si vede, ma è così come fare 13 eh, a lunedì mattina, eh, cioè, voi dovete immaginare che questi prezzi non li vedete, cioè, voi siete qua, quindi vedo questo massimo e metto la mia trend line lì, poi dopo qualche giorno vedo quest'altro massimo, la prolungo lì, poi vedo questo nuovo massimo qua allora la mia trend line va lì, cioè è un discorso che avviene in itinere, eh? cioè non è che uno a priori battezza tutto giusto al primo colpo, quindi io vado avanti e dico fin tanto che qui continuo a vedere nuovi massimi, io so che sono in onda 3 e aspetto a mettere il 3, il numerino, perché non, non devo avere poi la certezza che sia finita questa onda 3, quindi la porterò qui, poi la porterò qui ed infine finalmente arriverò qua in cima. Quando arrivo qua in cima i prezzi cominciano a scendere e siccome vanno a riavvicinarsi nuovamente al canale di base, allora a questo punto dico finiamo di tracciare il nostro canale di accelerazione. Quindi prendo la seconda trend line, la metto qua sull'onda 2, ok? E poi per non saperne leggere o scrivere, ci metto anche la mediana. La mediana, vabbè, l'ho toccata. La mediana la facciamo tratteggiata così disturba di meno. E vedo qui. Allora, nel momento in cui i prezzi rompono questa mediana qui, già lì posso considerare con buona approssimazione che l'onda 3 è finita e sono in onda 4. Quindi una volta rotta la mediana del canale io finalmente prendo il mio numerino e dico adesso l'onda 3 è finita, sono in onda 4, ho già due movimenti, onda 1 e onda 2 sì, allora se ho già due movimenti mi preoccupo di andare a formare il canale di decelerazione, prendo un colore diverso, apice di onda 3, apice dell'onda 2 qui, tac tac, l'1, 2, prolungo perché sa mai, parallela sul minimo opposto che è lì e volendo anche, adesso in questo caso è abbastanza stretto non serve, ma volendo posso mettere la mediana anche qui. A questo punto ho la certezza che sto sviluppando l'onda 4, le onde 4 tenete presente che di solito Vengono fermate, quando sforano il canale di accelerazione vengono fermate o dalla linea superiore del canale di base o dalla mediana del canale di base. Io nella mia esperienza non ho mai visto un'onda 4 che sia andata sotto quella mediana qua. Quindi, anche queste sono tutte informazioni che capite bene: che se uno le co queste cose le sa, ragiona dentro a un contesto, dentro a un quadro. Se no, uno ragiona in astratto. cioè Vedo roba che sale, roba che scende, ma non so mai dove sono. Eh. A un certo punto, i prezzi fuoriescono dal canale di decelerazione con questa rottura qui. Benissimo. Allora, io prendo di nuovo la linea grossa che uso per marcare le rotture. New Parallel e me la vado a trascinare qua, ovviamente devo girarla, ecco qua, quando avviene questa rottura io ho la matematica certezza che siamo in onda 5, e che questa onda 4 posso finalmente battezzarla perché è finita, ok? E poi posso anche controllare se ci sono tutti i movimenti, allora l'onda A c'è, poi c ho un A, B, c eh, che mi forma la B e poi c'è quest'ultimo calo che mi forma l'onda C, la terza gamba del, dell'onda 4. A questo punto mi rimane solo da provare a capire dove può concludersi la mia onda 5, che è in atto. Per fare questo, ultima linea, quella blu, Vado a congiungere, come diceva il buon elio tanti anni fa, il minimo di onda 2 e il minimo di onda 4. Quindi costruisco il canale di terminazione, terminating channel, congiungendo questi due punti qui, poi tirando una bella parallela sul massimo di onda 3 che è qui, e poi ci mettiamo anche la linea mediana che mettiamo tratteggiata ovviamente devo... ci sono un po' di software che permettono di fare i canali con tre rette già in una botta sola questo purtroppo è vecchio bisogna farlo a mano e siamo qua a questo punto io so che approssimativamente l'onda 5 andrà a terminare siamo circa a metà o nei pressi o a ridosso della linea superiore o a ridosso della linea mediana, e infatti neanche farlo apposta, l'onda 5 termina lì vicino alla linea mediana, e a questo punto io so che qui inizia una fase discendente. Se qua mettessimo eh, il, di nuovo, il, ad esempio, torniamo un attimo su questo, perché se torniamo un attimo sul nostro DAX, guardate qua. Finita l'onda 5, nel giro di 2-3 barre vedo già il cambiamento di colore e l'inizio del trend ribassista. Là è la stessa cosa, qui siamo su tutt'altra roba, qui siamo sul cambio euro-dollaro, però io adesso so che sta facendo una correzione e nel momento in cui avrò la rottura qua, nel momento in cui verificherò questa rottura, io sarò matematicamente certo di essere dentro a un trend ribassista che, che si dovrà sviluppare con un ABC che sta in un canale solo no scusate sto, sto facendo del casino ormai è la stanchezza qua quando ho la rottura che i prezzi mi entrano qua sotto, allora mi comincerò di nuovo a prendere una linea grigia per un nuovo canale che questa volta si presuppone sarà un canale di correzione unico e non quattro eh, canali di impulso come avete visto lì. Quindi new parallel qui, la tiro giù. Qui la metto qui, in teoria il prossimo movimento si deve sviluppare qua dentro. È una tecnica Devo dire tutto sommato abbastanza semplice, ci sono sì 3-4 regolette da tenere a mente, però se uno comincia a provare a farle manualmente, qualsiasi software di analisi tecnica che possediate vi permette di tirare sicuramente delle trend line a mano, manuali. E questo è un sistema che per uno che è agli inizi, siccome all'inizio le prime volte il fare il conteggio a mano delle onde è abbastanza faticoso, con questo strumento qui, man mano che avanzate, potete verificare se il conteggio che state facendo può essere corretto o meno. Dall'altra parte avevo fatto un altro esempio eh, a rovescio, ma è la stessa cosa per un, un caso ribassista. Però direi che a quest'ora è venuta un'ora talmente tarda che non so se è il caso di... E volevo fare io una qua, domanda. Quanti sopravvissuti ci sono ancora presenti, ditemelo voi. Sì, io... sì, 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 questa piccola maratona no, eh, ci sono proprio le... eh, chi è arrivato fino alla fine. Mm. E la, la domanda che vorrei fare... Aspetta, farlo. qui lo faccio vedere già finito, il canale discendente è questa rumba qua. Qui stiamo parlando del T-Bond, quindi del trentennale americano. Vedete, siamo partiti dal, dal primo 1-2 disegnando il canale di base in grigio. Poi qui a un certo punto i prezzi sono fuoriusciti, qua. Quindi ho cominciato a disegnare il canale di accelerazione che si è interrotto qui. Quindi l'ho finito. Dopodiché ho preso a mano la correzione, al primo 1-2 che ho verificato ho tirato il canale di decelerazione e alla rottura di, di questo canale di decelerazione sono andato a vedere dove poteva terminare l'onda 5. Tra l'altro questa è un'onda 5 piuttosto corta, quasi troncata, comunque mi viene a terminare non a, esattamente a ridosso della linea mediana come nell'esempio precedente, si ferma un po' prima ma comunque mi dà ugualmente una buona idea. Poi la successiva rottura al rialzo del canale di terminazione mi dice, occhio che adesso comincia un ABC di correzione. Anche qua, sempre per far capire, è un discorso in itinere, io all'inizio non è che metto l'onda B qua, eh? cioè io all'inizio questo non lo vedo, vedo solo questo 1-2 e quindi all'inizio io l'onda B la metto qui, eh? cioè non è che stiamo a barare, a fare il gioco dei tre bussolotti. Cioè è un discorso che va evolvendo man mano che si fa strada. Quando è che capisco che qui non era l'onda B? Capisco che non era l'onda B quando qui avrò posizionato anche la C, perché quando vedo questa rottura qui io penso che qui la C sia finita. Solo che dopo i prezzi fanno questo scherzetto qui, poi tornano su e vanno a rompere il massimo. Di quest'onda qui. Allora, se mi rompi il massimo a rialzo di quest'onda qui vuol dire che la C il movimento correttivo non era finito qua. Allora devo rivedere il conteggio. Allora, il conteggio vuol dire che la C termina qui, e in realtà la B era qua sotto e, e, e non là. Cioè, è, è chiaro il meccanismo. Cioè è un discorso che si segue strada facendo però il discorso di quando ci hai preso la mano per verificare i conteggi delle onde è molto pratico scusa se ti ho interrotto vai pure con la domanda la domanda che facevo dunque era nel, nell'analisi nell noi adesso abbiamo parlato di, di prezzi diciamo sì. di livelli di prezzi sì. vengono considerati anche oltre diciamo a, oltre volumi anche il, diciamo il tempo allora, volumi no, tempo sì, è solo che l'analisi dei cicli temporali con le onde di Helio, c'è anche lì tutto un capitolo, ma in un'ora, che poi adesso ormai sono diventate due... Cioè io non potevo fare un corso completo di Iliot, capisco che ci possa essere dell'interesse, ma se mettevo dentro anche quell'argomento lì non finivamo più, facevamo notte fonda. Quindi, comunque sì, ci sono delle regole anche per stimare le durate delle onde. Una volta che ho visto quanto tempo è durata l'onda 1 e l'onda 2, posso fare delle ragionevoli proiezioni, sempre con Fibonacci. Per capire più o meno in che zona può andare a finire l'onda 3, la successiva onda 3, o in che zona può finire tutto il 5 onde fino all'onda 5, insomma è un discorso lungo e complesso. Ripeto: se uno è interessato ad apprendere la metodologia e vuole fare un corso di quelli fatti bene, bisogna mettere in conto un corso base, un corso di base, 4 sì. giornate. C'è il videocorso in vendita su Riuscire in Borsa. L'ultima edizione che abbiamo tenuto nel 2016 e magari c'è il caso che prossimamente ne venga fatta anche un'edizione nuova. Io questo non lo so, però eh, cioè, se dire, se questo, si esatto, eh, cioè, quello che volevo far capire è che i concetti che mi interessava far passare stasera è che Elliot non è una roba da Marziani, ma è una cosa che ha una sua logica, fornisce delle regole dei paletti ben precisi. Si integra perfettamente con gli strumenti classici dell'analisi tecnica tradizionale, quindi non è un qualcosa da usare da sola, se usi Elliot non devi usare il resto, no, devi usare, se vuoi trarre il massimo della nitidezza del, del, del quadro tecnico, dell'evoluzione che sta, sta subendo i tuoi prezzi, devi usarli insieme e ve l'ho dimostrato con uno dei check panel più semplici che io utilizzo come il pane, costruito su tre indicatori che sono eh, tre indicatori vecchissimi e semplicissimi, semplicemente ritarrati e riadattati un attimo. Ecco, questo era quello che mi interessava far capire. Di più, onestamente, chiedo Venia. Ma a quest'ora, se non ci sono troppe domande, andrei anche ad avviarmi a, a finire, insomma, a chiudere perché abbiamo fatto un'ora veramente, veramente tardi. Comunque, la risposta è su sui volumi: Iliot non guarda nulla. Sul discorso dei tempi, anche lì ci sono varie considerazioni che si possono fare, però non riesco adesso, in due minuti, a, ad aprire questo nuovo discorso. qua Va Benissimo. bene, la ringrazio, signor Frigeri. Volevo, ringrazio i partecipanti che diciamo, hanno avuto la pazienza di reggersi fino a, a quest'ora. La registrazione sarà disponibile a brevissimo sul canale YouTube di Lombard Report. Ok. E, 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 dico anche che ci, sarà poi, ci saranno ancora altri webinar, il prossimo sì. è il, il 4 maggio con il nostro esperto di pubblicazioni Lorenzo Raffo. Sì. E, quindi buonasera, vi ringrazio e grazie signor Figieri. Niente, sono e... a tutti, è stato un piacere. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima. Ciao. wan duna al webinar